Nuova squadra assessoriale al comune di Santa Margherita Beli, cioè il sindaco Franco Valenti, ad un anno e mezzo dalla conclusione del secondo mandato, ha azzerato la giunta e nominato nuovi assessori. Guardi, azzeramento, io direi più un avvicendamento, perché inizio subito col dire che il cambio di giunta non è stato certamente determinato da demerito o è un cambio di giunta punitivo rispetto a chi con grande dedizione, con grande passione ha servito per questi 3 anni la città di Santa Maria di Belice. Per cui io inizio subito con ringraziare chi mi ha accompagnato in questa avventura amministrativa, in questi primi anni di questa legislatura. Per cui questo lo chiariamo sin da subito, dopodiché diciamo più di azzeramento io parlerei di avvicendamento, nel senso che mi sono reso conto che sia per problemi di ordine politico ma anche tecnico mi sono reso conto con l'avallo sempre dei consiglieri comunali, del Consiglio Comunale che condivide tutte le nostre scelte. Di riproporre una nuova giunta. Avevo bisogno di rinnovare la giunta perché penso di portare a termine questo mandato, di completare in parte il programma elettorale che ho presentato alla città 3 anni fa, per cui niente di traumatico. Valenti parla di avvicendamento e non di azzeramento, seppure in tanti ironicamente commentano che non ha fatto altro che seguire l'esempio della sorella, sindaco di Sciacca. Guardi, io non so le motivazioni che hanno portato il sindaco di Sciacca a cambiare la giunta. Io posso dirle, tra l'altro, che poi diciamo, che la giunta che avevo fatto l'indomani dell'elezione, i quattro, tranne uno che ho sostituito dopo 2 anni, che ringrazio anche per il contributo che mi ha dato nei primi 2 anni, parlo dell'assessore D'Aloisio. Poi per il resto non ci sono stati cambiamenti, per cui è stata una giunta assolutamente che è durata negli anni, il periodo giusto che serviva agli interessi della città. Poi per il resto non so, dico, come lei ben sa, io mi occupo sempre meno dei fatti, diciamo, della città di Sciacca, proprio per non creare confusione. Penso che le scelte di Santa Margherita e le scelte di Sciacca siano scelte diverse, scelte dettate da condizioni diverse, per cui se il sindaco di Sciacca ha ritenuto in questi anni di cambiare assessori, penso che ne avrà avuto le buone ragioni. Io, come dicevo, lo sto facendo semplicemente perché questa giunta negli ultimi 18 mesi, 20 mesi che rimangono, deve dare ancora alcune risposte alla città di Santa Margherita.